c'è la diretta Facebook. Si parla molto più di solo per la diretta Facebook. Ciao per la vera. No, lo taglio e poi si rimettono al posto. Siamo già in diretta, quindi via Pozzolino. Va bene, allora cominciamo. Grazie a tutti, a voi che siete qui, che avete accolto il nostro invito, a chi ci segue in diretta su Facebook. Incominciamo oggi una discussione che porteremo avanti anche in altre occasioni, come a me sembra doveroso e giusto, dato che il tema dell'urbanistica è un tema di particolare delicatezza e conta molto il discuterne assieme con diversi interlocutori. E cominciamo dunque questa sera, è la prima occasione. Do la parola senz'altro, e lo ringrazio innanzitutto di aver accolto il nostro invito, a Sandro, e poi chi vuol parlare mi fa un segno e si viene qui per una discussione libera, aperta, come è giusto fare. Prego, Sandro. Grazie. Buonasera a tutti. Mi viene andato. Se no non si vede. Lui può stare, sì? Certo, recentemente l'amministrazione comunale di Napoli ha iniziato a dare una serie di indicazioni sulle iniziative che intende assumere nei confronti della pianificazione urbanistica. Ricordo semplicemente che a Napoli c'è dal 2004 in vigore il piano regolatore generale, che avrebbe dovuto essere sostituito da un piano urbanistico comunale secondo la vigente legge regionale. La legge fu approvata praticamente qualche mese dopo l'approvazione definitiva del piano regolatore. Non è stato temperato a questo obbligo, aveva iniziato lo scorcio ultimo dell'amministrazione precedente un'elaborazione di un documento preliminare che poi è stato evidentemente messo in un cassetto. Dopo diversi mesi di amministrazione attuale sono cominciate alcune dichiarazioni di esponenti, in particolare della vice sindaca e assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, in merito alle iniziative che intendono assumere,
e recentemente la commissione permanente del Consiglio Comunale che si occupa di urbanistica ha esaminato un documento strategico che è stato anche approvato. Probabilmente poi dovrà essere esaminato dal Consiglio Comunale. Le notizie recenti sono numerose. Abbiamo saputo che il Comune ha affidato alla Telefid uno studio sulla caratterizzazione dell'inquinamento del suolo nella zona orientale. Manfredi ha aperto un dibattito sulla colmata di Bagnoli nella veste di commissario per l'area per il SIN di Bagnoli. La regione ha da diversi mesi, dal giugno scorso, iniziato un percorso su un disegno di legge di riforma della legge urbanistica che è tuttora in discussione e in riferimento al quale c'è una forte opposizione unitaria di tutte le associazioni ambientaliste che si sono autoconvocate con un tavolo condiviso di elaborazione, invitando naturalmente anche la Regione a partecipare ai suoi lavori per una riscrittura di un disegno di legge che le associazioni giudicano non emendabile. È stata modificata l'organizzazione delle ZES, per cui adesso c'è una ZES unitaria che riguarda l'intera area meridionale e accade che alcune iniziative imprenditoriali già dialoghino con questa struttura centrale al di fuori di qualunque informazione, comunicazione, valutazione e anche riferimento alla pianificazione esistente e per ultimo, lo citavo poco fa, il documento strategico è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica. Il documento strategico ci si aspetterebbe che con un ordine o un altro contenesse un'analisi delle criticità presenti, una valutazione dei punti di forza, delle cause di queste criticità, una ricognizione dei punti di forza e dei punti di debolezza in rapporto a queste criticità, la formulazione di alcuni obiettivi attendibilmente perseguibili, la definizione di linee strategiche e eventualmente linee tattiche per perseguire questo tipo di un documento strategico. Ci si aspetta che sia fatto più o meno così. In realtà quello che è stato comunicato è un po' diverso, perché l'assessore all'urbanistica, che è tra l'altro una persona di spessore, voglio dire, non si tratta di una persona incompetente, espone innanzitutto un obiettivo riassunto in tre aggettivi che si spera che in futuro si possano attribuire a Napoli come città giusta, città sostenibile, città attrattiva. Fuori di discussione che sono condivisibili in obiettivi di questo genere, l'unica criticità concreta sotto gli occhi di tutti che si commenta è quella della gentrificazione del centro storico, soprattutto in rapporto alla trasformazione massiccia di pezzi di patrimonio edilizio in alberghi, in ospitalità turistica affittabile a tempi brevi. E poi si accenna a frammenti di strategia un po' slegati. Si dice che si farà prima una variante normativa al piano regolatore vigente, quello del 2004, soprattutto per recuperare operatività. Questa è la
l'obiettivo che si dichiara. Si dice che poi nel momento in cui si definirà la nuova legge regionale si metterà mano a quello strumento urbanistico che sortirà dalla legge, perché appunto dovrebbe essere un piano urbanistico comunale con caratteristiche piuttosto differenti da un piano regolatore generale, il disegno di legge tenta sostanzialmente di cancellare le caratteristiche essenziali della legge del 2004 per tornare in sostanza al piano regolatore della legge del 1942. E poi si rende noto che c'è un pezzo di centro direzionale che si doveva ancora mettere in attuazione e si vuole rielaborare quella formulazione tenendo conto delle situazioni attuali. Si fa riferimento alla possibilità di utilizzare in maniera più efficace le zone orientali della città, anche in riferimento alla produzione di nuovi alloggi articolati secondo fasce di reddito, eccetera, si definiscono attraverso però semplicemente elenchi di obiettivi, sei progetti guida che dovrebbero concretizzare nell'intervallo tra la normativa, tra la variante normativa e il nuovo strumento urbanistico alcune iniziative nel corpo della città. Si tratta di progetti molto complessi dal punto di vista della dichiarazione dei contenuti, che investono in realtà non soltanto aree circoscritte ma largamente pezzi della città, qualcuno addirittura l'intero comune, e si configurano come obiettivi, qualità da perseguire, qualità da ottenere. Il documento strategico non fa cenno di alcune questioni che mi sorprende non siano considerate in un'elaborazione che ambiziosamente si propone di rimettere mano a una programmazione, a una pianificazione complessiva della città. In particolare mi sembra molto preoccupante il silenzio sul rapporto fra la città e l'area metropolitana. L'area metropolitana esiste sulla carta come, cioè esiste anche formalmente come ente attraverso un'organizzazione, la legge 56, la legge del Rio, che prevede che il sindaco del capoluogo sia anche automaticamente sindaco dell'area metropolitana, un consiglio metropolitano eletto di secondo grado, eletto soltanto fra amministratori esistenti, in maniera molto singolare, perché se un comune sciolto non è rappresentato, non può neanche esprimere un'opinione in rapporto a questa situazione. Questa condizione politico-amministrativa non è irrilevante dal punto di vista dei contenuti delle politiche che si possono costruire e assumere nei confronti della città metropolitana, tenendo conto che inevitabilmente le scelte che riguardano il contesto provinciale non sono scelte che possono essere considerate irrilevanti o avulse da quelle che si costruiscono per la città. Tenuto conto che, per esempio, per fare esempi banali, quelle che sono realtà periferiche del comune sono in realtà elementi centrali dell'organizzazione insediativa alla scala metropolitana,
E naturalmente non si può immaginare che le scelte relative, poniamo, all'organizzazione della parte orientale della città sia definita solo in riferimento a una valutazione, come dire, dall'interno del territorio comunale, senza considerare relazioni molto complesse e difficili, tenuto conto che proprio ai margini della città, da un lato e dall'altro, esistono situazioni dal punto di vista della sicurezza ambientale particolarmente critiche, perché già Ponticelli ricade nelle aree a rischio connesse con la presenza del Vesuvio, e Fuorigrotta e Bagnoli ricadono all'interno delle zone considerate di massima pericolosità in riferimento al vulcano Ferrei. La città metropolitana ha elaborato, sta elaborando un piano territoriale metropolitano sul quale non si hanno notizie, si sa soltanto che l'elaborazione tecnica è avanzata e che potrebbe essere adottato da un momento all'altro. Ma quello che intanto è stato fatto dalla precedente amministrazione nei confronti dell'area metropolitana è stata una decisione sulla organizzazione e individuazione delle zone omogenee nel territorio metropolitano, che è francamente molto preoccupante. Le zone omogenee, secondo lo statuto, sono delle articolazioni territoriali sovraccomunali che dovrebbero contemporaneamente rispondere a una serie di obiettivi e di requisiti, come per esempio la possibilità della gestione comune di alcuni servizi, alcune infrastrutture, come per esempio il perseguimento di obiettivi comuni intercomunali legate all'organizzazione delle centralità nel territorio metropolitano, come per esempio la definizione di programmi di sviluppo che comuni al raggruppamento della zona omogenea possano essere perseguiti anche in relazione alla programmazione di scala regionale. La scelta che è stata fatta dalla precedente amministrazione su questo terreno è stata quella di individuare con un limite, tra l'altro violando lo statuto, un limite demografico di 400.000 abitanti, delle zone enormi. Tutto ciò per conservare come zona omogenea il comune di Napoli, che ha quasi 1 milione di abitanti, 900.000 abitanti, e per definire ambiti territoriali considerati omogenei soltanto altri 4, con dimensioni che riguardano non meno di 500-600.000 abitanti e con un numero di comuni e situazioni dal punto di vista geomorfologico, socio-economico e infrastrutturale estremamente ampie e complesse. Il che significa evidentemente una complicazione non indifferente in rapporto alle concrete modalità di perseguire un riassetto e una riorganizzazione del sistema insediativo metropolitano con un obiettivo più volte dichiarato da alcuni decenni di organizzare il sistema metropolitano come un sistema reticolare di città medie, ognuna dotata anche di una funzione di centralità significativa non soltanto a livello locale. La seconda questione sulla quale mi sembra che non si possa tacere nel momento in cui si inizia a ragionare su come organizzare una nuova politica del territorio è la struttura economica. Della città e dell'area metropolitana non è pensabile che le due cose siano in qualche modo sconnesse e trattabili in maniera diversa. Ma qualche giorno fa c'è stato verso il Consiglio Comunale, nell'aula del Consiglio Comunale, un'iniziativa promossa dal gruppo dei 5 Stelle in cui questo
l'amministrazione presente con il sindaco, il vice sindaco, il consulente dell'amministrazione, il professor Gasparrini, e il capo dell'ufficio urbanistico del comune, hanno tornato ad esprimere, a illustrare le loro intenzioni, e l'unico riferimento che è stato fatto espressamente agli aspetti della struttura produttiva riguardava il turismo, dicendo che finalmente Napoli è diventata una meta turistica importante, il turismo c'è, si tratta naturalmente di governarne gli effetti. E in questa situazione l'insieme di questo modo di impostare il problema, ripeto, tenuto conto anche dello spessore delle persone che se ne stanno occupando, fa temere che sia in qualche modo il contesto socio-economico del territorio, della città e dell'area metropolitana, che condiziona negativamente l'impostazione analitico-progettuale dell'amministrazione. In fondo non si conoscono documenti, per esempio, per dire, dell'Unione Industriale che proponga strategie per lo sviluppo sostenibile, tenuto conto che non siamo in una situazione dal punto di vista ambientale irrilevante in rapporto ai mutamenti climatici, agli inquinamenti, alle diseguaglianze sociali, eccetera. Gli unici che in qualche modo si sono fatti sentire sono, come al solito, i costruttori. C'è stata una battuta a proposito di Bagnoli, in cui da Piazza dei Martiri è venuta una voce che diceva che c'era troppo verde, che bisognava modificare una cosa di questo genere. Non si sa bene con quale attualità, con quale legame alle questioni del momento questa cosa sia possibile. L'altro elemento che viene fuori dalla discussione sulla normativa, sulla variante normativa al piano regolatore, è anch'esso un'indicazione che in qualche misura preoccupa, perché la criticità che viene individuata in riferimento al piano attuale dal punto di vista della scarsa operatività normativa fa riferimento esplicito alle norme che riguardano i cosiddetti ambiti, cioè quelle parti del territorio urbano che sono molto grandi in alcune zone, per esempio nel Parco delle Colline, trattandosi di aree prevalentemente non edificate, che sono più piccole nella parte orientale della città, dove invece c'è una presenza infrastrutturale e insediativa molto più consistente, nelle quali le possibilità operative di trasformazione, sia dal punto di vista delle destinazioni che dal punto di vista dell'organizzazione fisica e gestionale, consentono di operare, ma attraverso piani urbanistici attuativi, ossia progetti urbanistici che in qualche misura controllano in maniera articolata e integrata gli interessi privati, le possibilità operative edificatorie e non, ma anche le possibilità e le necessità infrastrutturali e per le attrezzature e i servizi che naturalmente debbono essere incrementati, organizzati meglio, tenuto conto del fatto che ci sono ancora gravi penalizzazioni, per esempio sul piano della mobilità. Questa normativa si vuole rendere più operativa soprattutto facendo ricorso, è stato detto in quell'occasione che ho ricordato dell'incontro organizzato dal gruppo 5 Stelle, attraverso l'utilizzazione al posto del PUA dei permessi di costruire convenzionati, ossia passare da uno studio di ambito in cui in modo integrato si fa riferimento
a organizzazioni di carattere residenziale, infrastrutturale, produttivo, commerciale, turistico, quel che sia, in maniera da organizzare meglio una vivibilità e una prestazione urbana moderna, l'operatività è preferibile legarla all'intervento proprietà per proprietà attraverso un permesso singolo di trasformazione che può riguardare la destinazione, le quantità, le modalità e naturalmente per quello che riguarda la cessione delle aree necessarie alle attrezzature e ai servizi, compito essenziale del piano urbanistico attuativo, né il permesso di costruire convenzionato o diventa un pezzettino, un frammento di quel lotto che non serve a nulla alla collettività, o peggio ancora, si trasforma questa cosa in una monetizzazione dello standard, ossia nel pagamento di somme che poi chissà come l'amministrazione dovrebbe utilizzare per acquisire le aree, ma in assenza di una pianificazione che definisca aree da acquisire della dimensione, della localizzazione e con le caratterizzazioni funzionali che servono a fare servizi. Allora, io credo che questo modo, ripeto, questo modo di impostare un'attività importante e delicata come quella della pianificazione urbana a Napoli, oltre che a tener conto delle relazioni con i contesti, dovrebbe anche stimolare una compartecipazione dei soggetti sociali, delle forze sociali molto più significativamente coinvolte, e mi sembra che la questione, una delle questioni cruciali dell'urbanistica odierna, che è quella della partecipazione democratica e del coinvolgimento della società nei processi decisionali, sia un nodo di cui si avverte la mancanza a Napoli in maniera particolare. E quindi ho l'impressione che tutti i soggetti nelle istituzioni o nella società che siano in grado di produrre proposte e indicazioni per l'amministrazione debbano prima di tutto centrare su questo aspetto le loro iniziative, le loro pressioni. In passato in alcune amministrazioni si erano immaginate anche la possibilità di creare consulte permanenti, di avere momenti di consultazione complessiva e continua con le forze sociali. Non se ne ha in questo momento nessuna notizia. Forse è su questo terreno che ci si può proporre di cooperare con l'amministrazione perché si perseguano obiettivi che siano un po' più ambiziosi di quelli che di fatto si possono immaginare oggi. L'ultima notazione, l'assegnazione dell'incarico alla Sogesid per gli studi ambientali sulla zona orientale è un incarico molto articolato, non integrale, non integrato. Ci sono alcune cose che riguardano i territori vasti e poi in particolare si chiede che la Sogesid faccia una caratterizzazione del sottosuolo nei 300 e circa capannoni dismessi per conoscerne le possibilità di uso. Siccome la Regione nel 2022 ha già deciso con una sciagurata legge 13 che il dismesso si può trasformare in strutture residenziali al 100% della cubatura, capannoni che a volte per essere capannoni industriali sono alti 8 metri, e quindi che c'è già la possibilità di un riuso dell'ex industriale dismesso solo per perseguire obiettivi molto meschini di riuso redditizio sotto il profilo delle rendite,
Ecco, voglio dire, in riferimento a una situazione che presenta questi margini di possibilità di preoccuparsi, credo che sarebbe necessario e possa essere quindi utile spingere l'amministrazione soprattutto sul terreno della discussione aperta, del confronto aperto, dell'analisi delle situazioni concrete e della definizione di strategie a partire da questa analisi. Grazie. Davvero grazie al professor Sandro Dal Piat, con la qualifica, rispetto a chi quando ho detto soltanto affettuosamente Sandro, e volevo dire che sono qui in sala diverse persone che hanno lavorato al vigente piano del Comune generale e altre persone, quindi facciamo una discussione, questo è il nostro obiettivo, bella, libera, ci diamo un tempo che dentro i 10 minuti tutti quanti autogovernando i tempi, le persone che stanno fuori in corridoio possono venire, c'è qualche sedia nella stanza a fianco, ecco, in modo da non soffrire. Non soffrire molto, e devo dire davvero la notevole partecipazione mi induce, ci induce soprattutto su questo argomento la prossima volta ad avere anche una sala più capiente, però è davvero significativa la presenza di tante persone. Incominciamo, chi vuol parlare, anzi un titolo ha già alzato, Aldo Cedro, prego Aldo. Se viene qui Aldo, scusa. Ah, sta bene lì, non sta. Tre osservazioni veloci. La prima, che ritengo la più importante, è quella sulla partecipazione. Io credo che si senta meglio se lei ha un microfono, se non abbiamo meglio. C'è il microfono? Non c'è. Il suo microfono. Allora, spero che la voce, diciamo, si dona. Ricordati come facevano. No, io ricordati come facevano. Diceva, la prima osservazione, per me la più importante, è quella relativa alla partecipazione. Perché io credo che il processo di pianificazione che riguarda la città non può non vedere partecipe e protagonisti, in primo luogo le forze politiche. Aprendo questa sera, che i 5 Stelle hanno fatto una riflessione, non mi risultano altre riflessioni aperte alla partecipazione dei cittadini, e soprattutto la partecipazione non deve essere soltanto riferita ai partiti politici, che pure è fondamentale e importante, perché se le linee di indirizzo sono state approvate già dalla Commissione Urbanistica, io mi domando qual è la discussione preliminare che le forze politiche hanno prodotto per pervenire all'approvazione in Commissione Urbanistica delle linee. Quindi una discussione che non c'è, o almeno non vede protagonisti i cittadini, le forze sociali, tranne qualcuna interessata, ma è ristretta nell'ambito, diciamo, della commissione consiliare, e spero poi domani nell'ambito del Consiglio Comunale. Io parlo di una partecipazione aperta, propositiva, perché credo che i termini, le condizioni per migliorare questo impianto ci siano, ma c'è bisogno che queste condizioni siano evidenziate, si facciano avanti, si facciano strada attraverso la discussione. Due, ha detto Sandro, ma che io ricordi dalle cose che abbiamo studiato anche sui testi del professor Dal Piat, il piano regolatore, primo piano regolatore che ha avuto un minimo di proiezione metropolitana, è stato quello del 39, in relazione all'esigenza di un rapporto tra la città e l'area del basso Lago Conigliano, e
con un'attenzione particolare all'Ercolanese, stante lì il giacimento importante, culturale, archeologico presente in quell'area. Poi questa proiezione metropolitana della città, noi non l'abbiamo avuto, tranne che per alcune iniziative dovute alle giunte Bassolino, nel senso che in quell'epoca, in quella parte, quando si fu redatto il piano del 2004, ci furono alcune iniziative che davano un'indicazione in questo senso molto importante, e cioè il trasferimento di funzioni superiori verso l'area metropolitana, il trasferimento di alcune attività, penso alla grande del supermercato, come si chiama, la città lunaria a Volla, cioè alcuni esempi ci sono stati. Poi ad oggi questo dibattito langue, ma langue relativamente, proprio in questi giorni Aldovella ha annunciato la ripresa della pubblicazione di quaderni verso gli anni, cosa che potrebbe avvenire in aprile. Perché lo dico? Perché i quaderni residiari a Dovella hanno un'attenzione particolare rispetto alla città metropolitana, alla città vesuviana, alle città vesuviane. Perché nella nostra area esistono le città vesuviane. Basti pensare a Ercolano, basti pensare a Ocoli, basti pensare a Bosco Trecase, all'Antiquario, basti pensare a Stabia, a Pompei. Esistono le città vesuviane, esiste una cultura vesuviana che ha valori straordinari dal punto di vista culturale e ambientale, con gli unicum che sono presenti in quel territorio. Si pensa al Vesuvio, si pensa al giacimento archeologico di quelle dimensioni, però non c'è un'identità di questa città, perché questi valori oggettivamente sono la base, la cultura sulla quale si costruiscono le città. Ma se parlo in questo modo, che ricordo anche affrettato, della città vesuviana, potrei fare la stessa cosa in l'area Ferrero, visto il giacimento che c'è in quell'area. E se parlo in questo modo della città Ferrera, posso parlare anche della città Nolana, con le persistenze archeologiche, culturali, ambientali, per non parlare del paesaggio e dell'agricoltura. Allora, che significa fare questi tre riferimenti? Io credo che non si possa più accettare che, soprattutto in questa fase, dove il comando istituzionale è unificato in una sola mano, città e città metropolitana, un sindaco, non si possa ipotizzare un nuovo piano regolatore, una variante piano regolatore esistente, senza che ci sia questa osmosi, questo rapporto stretto e diretto tra la città e la sua area metropolitana. Napoli non può più presentarsi con il volto matrigno nei confronti della propria area metropolitana, che ricorda a noi stessi un'area metropolitana che è appena appena il 9% dell'intero territorio regionale, in cui vivono 3.200.000 abitanti, di cui 2.200.000 o 2.300 nella provincia di Napoli, nella cosiddetta area metropolitana, nella città ce ne sono 1 milione. Allora si può fare il piano regolatore di nuovo, ristretto alla cinta d'azienda della città, senza il contesto dell'area metropolitana? Tanto più, come diceva giustamente Sandro, che i confini della città hanno una rilevanza particolare nei confronti dell'area. Non la voglio fare lunga, se pensate a quello che accadde alla fine degli anni 70, quando si condizionò il trasferimento delle aree conciarie alla periferia di Ponticello e ci fu l'insurrezione dei comuni limitrofi, questo esempio vale per tutti, non è possibile. E soprattutto, perché si evidenzi bene questa relazione, noi abbiamo la fortunata condizione, diciamo, di avere un lavoro, di avere assi di penetrazione su Ferro, uno che parte da Gragnano e arriva a Pozzuoli, la Vesuviana
con tutti i suoi limiti, e non ne parliamo per carità di patria, con tre penetrazioni, la Sorrentina, la Vesuviana, la Rodana. Abbiamo la Cumana, abbiamo la metro all'interno della città. Cosa manca? Se un cittadino di Pozzuoli vuole andare a Nola, deve andare a Nola. Qui manca il reticolo di collegamento da questi assi. Ed è una, è il primo, la prima condizione, garantire una interconnessione delle reti che consente la mobilità sul territorio. E garantire a ognuna di queste aree, a secondo delle proprie specificità morfologiche, culturali, preesistenti, di vivere nella propria dimensione in osmosi con Napoli, non contro Napoli. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Se vogliamo introdurre un elemento di grande caratterizzazione, di novità assoluta, finisco su, la città che lo guida, terza questione, brevissimo, pari orientale. Insomma, per una vita intera si è discusso di eliminare questo tappo della città che impedisce l'apertura di Napoli verso l'intero territorio regionale, l'area orientale. Tanto più che quell'area è strategica perché tutte le vie di comunicazione, su ferro e su gomma, arrivano in città attraverso l'area orientale, non fosse altro per questo. Qual era il tappo? Il fascio di bilancio. O l'arretramento o l'interramento. Si sta pervenendo a questa decisione, però noi abbiamo un centro direzionale di cui non voglio parlare, perché quella è la tomba, diciamo, dei nostri sogni, no? Perché col piano del 72 finisce l'idea di una Napoli industriale, che ci è voluto un secolo per costruirla, e passa l'idea della Napoli terziaria. E il centro direzionale è il simbolo di quell'intervento, anche se noi in parte riuscimmo a correggere con la tutta oretta, ma solo in parte. Ora c'è un centro direzionale che non è mai stato il centro direzionale della città, perché questa città poi alla fine si è terziarizzata senza avere una testa, ma sta qui. E non lo so quanta parte, perché qualcuno dovrebbe dirci, dovrebbe studiare, vuoto, una parte vuota. Qual è l'operazione? Com'è? Non è stato mai modellato. Non è stato mai, no, ma è la parte di quello, no, che c'è. Non è difende, non so, vuoto. Noi abbiamo implementato all'epoca, togliendo 1.000.000 di euro alla previsione e le residenze. Ma qui c'è una parte di questo centro che dovrebbe dirigere la città, che facciamo? Facciamo una convenzione con la regione per fare un altro centro direzionale nell'area est. E non ci voglio dire, mi spanno. Questo è il vuoto. Ne facciamo un altro qui. Esatto. E quindi questo qui che può diventare. Vogliamo togliere il tappo alla città, ne mettiamo un altro. Una domanda non ha, cioè, un tappo più tappo. Dobbiamo rispondere a queste, cioè non è possibile che i processi di pianificazione si facciano nelle stanze chiuse con accordi, come dire, col ministero, la quota può essere il 50, facciamo il 60, come si trattasse di comprare, diciamo, a quintale o a chili, diciamo, un prodotto. No, questa è la città, ma scherziamo. Detto tutto questo e tutte le cose che si potrebbero dire sull'area orientale del Grande Spazio, ma una cosa mi viene dire: è iniziata la bonifica dei suoli ex petroliferi, la sorge sito dovrà fare queste, ma scusate, ma la parola sulla concentrazione dei depositi petroliferi la vogliamo dire? Perché là si tratta di un'area che è di oltre 300 ettari, una parte già liberata e bonificata. Vogliamo raggruppare nella parte finale di quell'ambito i depositi petroliferi e liberare quest'area e realizzare i presupposti del piano regolatore del 2004 che prevedevano il collegamento diretto tra la città e la periferia. Guardate, tra la piazza Garibaldi e Pondice ci sono 2500 metri in linea aerea, va bene? 2005, che noi non riusciamo a collegare. Il piano del 2004 prevedeva questo, realizziamo questo, scusate. E poi
una sola parola anche sulle contraddizioni, o voglio dire esplicitamente che ce l'ho sullo stomaco, ambientaliste. Ah, scusate, io posso fare una battaglia per il ripristino della linea di costa e non fare una battaglia per mantenere le previsioni di verde che sono previste in quel piano. Ma che siamo? Facciamo il rapporto che c'è tra questa città e altre città europee, ma con la stessa Roma, tra verde e residenze. E dove sta lo scambio? Allora, se è la rendita fondiaria a dettare le regole, dice no, troppo verde, e noi investiamo, non c'è ritorno e non c'è profitto, è un punto. Ma queste sono le ragioni della rendita fondiaria, le ragioni della città, come stanno, scusate. Allora vedo una contraddizione anche nell'atteggiamento, diciamo, certo ambientalismo. Come per la colmata, non lo dico che piace, lui l'ha detto 20 anni fa, e non l'ha detto perché era santo dal piazza, studioso urbanistico, perché aveva i dati scientifici relativi ad altri studi che hanno sempre dimostrato che se tu alzi la colmata, il periodo di miglioramento cresce. Allora pure io vorrei ripristinare la linea di costa, ma se quel ripristino ci costa che dobbiamo togliere questi materiali, si prevedeva, portiamolo un momento a, come si chiama? Pulino, a Piombino, li facciamo rinfrescare il polino. Insomma, ciò che noi abbiamo di risorse, di spese, non ci possiamo. Allora siamo attenti anche su questo, perché se ci sono le condizioni, bene si fa, non ci sono le condizioni, tombiamo. Perché forse è più sicuro di quella così che portarla alla luce, perché noi non sappiamo là sotto che cosa, che accumulo c'è di questi materiali. Mi fermo, credo che sia un'iniziativa utile, ma una sola iniziativa non basta. Bravo. Bisogna avere il coraggio, ma una grande cosa inutile. Bravo. E queste che riguardano la nostra vita e la vita futura di questa città, ne parliamo poco. E bisogna stimolare i partiti a farlo, perché non è tollerabile che nel chiuso di una stanza 20 persone decidano senza che altri non abbiano la possibilità di parlare. Qui non si tratta di urbanistica contrattata, quella la fanno quelli che hanno gli interessi immobiliari e sai, vogliono salvaguardare le reti. Qua si tratta di urbanistica ragionata, partecipata. Questo è il senso che da questa riforma. Grazie. Sì, sto in piedi perché sono piccolino e quindi sono Imma Preda, sono un architetto urbanista e svolgo attività sia professionale sia di ricerca da 40 anni. Io vorrei fare un intervento, anche se sono una professionista e principiante, non tecnico, ma diciamo piuttosto di scenario e di contesto. Forse saranno delle ovvietà, però secondo me bisogna tenerle sempre presenti. E comincio con una frase di Francesco Indovinano, che dice: l'urbanistica è una scelta politica tecnicamente assistita. Allora, questo non sminuisce certamente né le responsabilità dell'urbanista, diciamo, né il ruolo dell'urbanista. Però cosa ci dice? Cosa ci dice? Ci dice che noi dobbiamo tenere conto del contesto, diciamo, politico. E quando parlo di politica non è solo quello di livello locale, ma è una politica che gestisce e molto spesso subisce le dinamiche economiche, territoriali, eccetera. Sandro D'Arpiaz ci parlava appunto di questo disegno di legge, impronta liberista, eccetera, così. Non è l'unico, diciamo, sarebbe poco se in Campania, se solo la Campania avesse fatto questo tipo di disegno di legge. Purtroppo le ultime leggi, e sono poche, diciamo così, sono ancora peggiori, perché sono tutto il frutto di una politica liberista che ormai è da decenni e che adesso assume forme più sofisticate ed infide. La legge dell'Abruzzo, approvata nel 2023, altro che incrementi volumetrici, arriva sotto, diciamo, questa l'espressione di rigenerazione urbana. Cioè, si nascondono appunto attività speculative ed arriva a concedere il 65% degli incrementi volumetrici, eccetera. Allora c'è un problema fondamentale, cioè che è quello dell'abbandono degli aspetti, parlo a livello nazionale, diciamo così, non solo locale,
dell'abbandono dei temi legati al governo del territorio a livello nazionale. Da quanti decenni stiamo aspettando una legge di principi sul governo del territorio? Ci sono tante proposte, eccetera, eccetera. Ogni regione va così, segue un suo percorso. Purtroppo, con la grande delusione, no, dell'Emilia Romagna, che nel 2017 ha approvato una legge che, diciamo, ha segnato la via per tutti questi altri disegni di legge, è stato proprio un capitombolo, che l'Emilia Romagna era il nostro riferimento di urbanisti, eccetera, dell'urbanistica riformista. E se andiamo un poco oltre, noi vediamo che, mentre da un lato l'Unione Europea, pur tra compromessi, riesce a, come dire, a ad emanare degli atti o a tentare di emanare che vanno il Green New Deal, eccetera, così tutta una serie di direttive che cercano di indirettamente anche di far impostare poi i temi della pianificazione secondo una logica di sostenibilità ambientale, eccetera. Poi dall'altro noi abbiamo tutti questi tentativi poi di annullare e sminuire. Vediamo, no? La direttiva, quella relativa ai pesticidi, la protesta degli agricoltori e si elimina. La direttiva che aggiunge ulteriori, come dire, limitazioni all'emissione delle attività relative alle attività produttive, ma le lobby degli allevatori fanno escludere gli allevamenti bovini da questa, diciamo, da queste limitazioni. C'è uno degli ultimi atti, interessantissimo, che io ricordo sempre, che è il regolamento sul ripristino della natura, appunto frutto di compromessi, però è quasi arrivata all'approvazione, ma probabilmente tutta una serie di indicazioni che da forse saranno stravolte per accontentare diciamo, le economie, i portatori, eccetera, o chi fomenta queste proteste, diciamo, degli agricoltori. E poi, aggiungo solo un'ultima cosa, non solo dobbiamo tenere sempre un'altra cosa, io ho letto, stimolata da un articolo che ho letto su, non so, finanza, cioè di Affari Finanza di Repubblica, no, dovranno essere le elezioni per il nuovo presidente di Confindustria. E si parlava, si accennava, non li ho potuti leggere, diciamo, i programmi, ai programmi dei vari candidati. Cioè, l'elemento comune è quello di rafforzare le lobby a livello europeo per contrastare questa eccessiva, come dire, questa eccessiva azione dell'Unione Europea verso la sostenibilità dei prodotti, dei processi, eccetera. Così. Allora, si guarda questo, mi sono andato a vedere il documento del Confindustria, mi sembra che sia una fabbrica europea. E lì sempre con queste formulazioni un po' ambigue, dice sì, certo, i prodotti devono essere sostenibili, i processi, le cose, però la competitività, però deve essere flessibile, sì, certo, l'energia alternativa, però c'è anche il nucleare, teniamo presente anche, diciamo, il nucleare. E allora vediamo che il livello locale, certamente noi possiamo fare una battaglia, possiamo avere alla fine un buon piano urbanistico, però poi si inserisce in un quadro complessivo che va in una direzione, diciamo, che continua la direzione del prevalere della logica liberista e fondamentalmente adesso si cerca di ostacolare questo cammino dell'Unione Europea verso, come dire, processi, pianificazione, eccetera, così più realmente sostenibili sotto il profilo ambientale. Allora, concludo dicendo questo. La politica, anche quella rappresentata dai partiti, dove sta, appunto, prima si faceva questo riferimento a livello locale, ma anche, diciamo, a livello più generale, dove sta? Che interlocutori possiamo avere? Qui a Napoli, appunto, in occasione di questo, come dire, di queste azioni per opporsi a questo disegno di legge, tutta una serie di associazioni si sono messe insieme, devo dire guidate veramente con grande forza da questa nuova associazione, Nuova Rigenerazione Campania e Lega Ambiente, che stanno organizzando tutta una serie di iniziative e che stanno cominciando forse ad avere i loro effetti. Ma queste cose possono avere un effetto, come dire, immediato e limitato, se non si trovano degli interlocutori a livello politico, che io in questo momento non vedo proprio da nessun partito, né quelli
pseudo, di pseudo-sinistra, diciamo, né altre. E allora secondo me questo è un'azione che noi dovremmo portare avanti. Chi si vuole impegnare, almeno anche come, come urbanista, come nei vari ambiti, cioè, dovremmo impegnarci a fare in modo che la politica in senso ampio, i partiti, cioè, come dire, facciano proprie queste istanze. Ma è possibile che partiti di sinistra con queste cose non se ne fregano quasi niente? Allora è vero che anche loro hanno sposato la logica del compromesso, eccetera. Io mi fermo qui, cioè è la mia delusione. Un'ultima cosa voglio dire soltanto, ed è una cosa che ho riscontrato non solo qui, in tutte, anche nelle nostre, come dire, nelle nostre iniziative. L'età media qui quant'è? Troppo alta. Troppo alta. E allora noi ci chiediamo, i ragazzi, tu abbassi un po'. Lo dico, questa è un'altra. Allora, se noi pensiamo al futuro, ma chi è che racconta queste cose? Certo, i giovani, i ragazzi fanno delle azioni, no? Tutte queste diciamo, movimenti di disobbedienza civile, che io tra l'altro condivido, perché bisogna anche, altrimenti sui giornali non ci arriverebbero se fossero iniziative. Però questa poi è una nostra responsabilità ed una nostra colpa. Perché se noi recentemente abbiamo fatto questa iniziativa nella facoltà di architettura, dove c'è un corso di laurea in pianificazione, è solo perché invitato è venuto uno studente che in rappresentanza di tutti gli altri è stato un po' e se n'è andato, e tutti gli studenti dicevano, non erano neanche incuriositi. E allora è una grande responsabilità che abbiamo, e se noi vogliamo pensare al futuro, perché certo non ci fermiamo all'oggi, e allora insomma politica, giovani, eccetera. Grazie. Grazie, Marone. L'agilità oramai è quella forte. A proposito di Riccardo, scusate. Ma io diciamo, ho seguito lo sforzo di Sandro di cercare di trovare contenuti in questo. Questa cosa, un po' sui generis, perché io non ho mai visto che si discute non con le delibere, ma con una cosa di indirizzo discussa in commissione urbanistica. Detto questo, alla mia età mi posso divertire ad essere un po', diciamo, provocatore anche. Io credo che sono passati 2 anni, mi pare, di questa amministrazione. Ma non voglio fare citazioni del passato, ma in 2 anni il Comune di Napoli ha approvato la variante di salvaguardia, l'indirizzo del nuovo piano regolatore e la variante di Bagnoli. Ha approvato il Consiglio Comunale con atti deliberativi, non un documento. Allora, io per mia deformazione professionale sono abituato a non discutere se non delle norme, perché altrimenti discutiamo del nulla. E qui stiamo discutendo del nulla. Mentre invece sarebbe utile una discussione ovviamente sul piano regolatore pensato sostanzialmente 30 anni fa. Noi quando abbiamo portato a termine quel percorso con un ostruzionismo terribile, il povero presidente del Consiglio Comunale, diciamo, se l'è sorbita di tutti i colori, avevamo un obiettivo principale che andava al di là anche dei contenuti del piano regolatore, anche delle norme del piano regolatore, e cioè l'idea che in questa città in un secolo non c'era stata una norma urbanistica, perché il piano regolatore del 39, ottimo piano regolatore, era stato falsificato, quindi diciamo si era fatto tutt'altro rispetto a quello che diceva il piano regolatore del 39. Il piano regolatore del 72 era stato sostanzialmente bocciato dal Ministero dei Lavori Pubblici, che però non è che aveva potuto fare norme attuative, aveva semplicemente messo un blocco. E i piani attuativi, i piani particolareggiati si chiamavano all'epoca, la moda del nostro paese è cambiare i nomi delle cose, sembra la stessa cosa sono, i piani particolareggiati non sono mai stati approvati. La conseguenza qual è stata? Interi quartieri abusivi, perché poi la domanda in qualche maniera si sfoga, non è che se noi non facciamo le norme si ferma tutto, il mondo va per i fatti suoi, se ne frega, diciamo, se ci stanno o non ci stanno le norme. Quindi il nostro obiettivo era finalmente affermare il principio che in questa città si poteva fare una disciplina normativa dell'urbanistica e del territorio.
E questo è stato l'obiettivo del piano regolatore approvato nel 2001, poi approvato dalla regione nel 2004. E diciamo che la nostra idea, di Antonio, di tutti quelli che ci hanno lavorato, c'è Roberto lì giù, era che questo aprisse un momento di sviluppo della città. Devo dire che questo non è successo. E allora un problema ce lo dobbiamo porre, perché non è successo? Mi dicono che ci sono piani attuativi, PUA, approvati dal Comune di Napoli, decine e decine di PUA, che non vengono fatti, non vengono realizzati. Perché che cosa avviene in questa città? Sostanzialmente in una imprenditoria, poco imprenditoria, si fanno approvare un piano, un PUA, con l'idea poi di venderselo, questo è, diciamo, ma non c'è né il compratore né il realizzatore. E questo è un problema grave per questa città, però, perché tutto quello che è la normativa urbanistica del piano regolatore sostanzialmente è rimasta inattuata. E allora, diciamo, è ovvio che bisognava farlo ancora prima, bisognava farlo con più urgenza, bisognava intervenire, non con chiacchiere di questo tipo, ma dire che cosa si vuole fare. La normativa è oggettivamente una normativa molto complessa, forse eccessivamente complessa, la vogliamo semplificare, ma come? Cambiamo, quali parole vogliamo cambiare? Questa è una discussione seria se la vogliamo fare, altrimenti siamo tutti perdendo il tempo. Io faccio un esempio, tra tutti. Cioè sono 20 anni, 15 anni credo, che l'Italia ci prende in giro sulle cotoniere meridionali. Fa finta di fare il piano regolatore, non lo fa, di fare il PUA, non lo fa, non hanno nessuna intenzione di farlo. Non solo quello. Se lo sono fatti scadere oltretutto, mi pare che è scaduto, credo proprio quest'anno, e quindi diciamo sarà anche problematico realizzarlo. Bagnoli, ma voglio dire, al di là delle problematiche assurde sulla bonifica di Bagnoli, ma ci sono tutta una serie di cose che si possono fare. Perché, per esempio, mentre in tutta Italia Ferrovie utilizza tutte le aree delle stazioni dismesse, tutte le grandi aree che c'ha, a Milano stanno facendo cose straordinarie sulle aree dismesse, perché tutta la zona dell'area Flegrea, compresa nella variante di Bagnoli, non viene minimamente attuata? Perché Ferrovie non se ne frega niente? Perché nessuno spinge perché venga attuato questo? C'è la cittadella dello sport a Bagnoli, che si potrebbe aprire, si poteva aprire da chissà quanto tempo e che non si apre. C'è un enorme centro benessere di una bellezza incredibile, sta lì abbandonato da 10 anni e nessuno lo apre. Ma perché tutte queste cose non avvengono? Allora io credo che la discussione oggi debba proprio essere in questo senso, perché io temo sempre che se noi andiamo a fare discussioni troppo generali, troppo filosofiche, troppo ampie, se poi ci perdiamo nei documenti eccetera eccetera, perdiamo di vista il vero obiettivo. Cioè l'urbanistica deve essere uno strumento di sviluppo di una città. Questa città è una città ferma e questo lo dobbiamo prendere atto. Mentre ci sono città, io non dico che dobbiamo correre come corre Milano, perché anche lì ci sono problemi, ma una via di mezzo pure ci deve essere. Allora in questa città tutto quello che avviene non va bene. Abbiamo per anni, per anni abbiamo cercato di portare il turismo a Napoli, era uno degli obiettivi della giunta. È arrivato finalmente in dosi massicce, ma il turismo non va bene. Ma questo mi pare che stiamo esagerando. Allora, che bisogna disciplinare? Però, voglio dire, non possiamo sempre, dobbiamo pensare in termini di sviluppo di questa città. Dobbiamo vedere quali sono le parti del piano regolatore che necessitano di un ammodernamento. Del resto, ripeto, sono passati 30 anni, non è che è passato, e sono cambiate tante cose. È un piano pensato prima della grande crisi economica di fine degli anni 90, quando ovviamente si pensava che i finanziamenti pubblici potessero arrivare in continuazione. Questo non è proprio più possibile, e allora bisogna fare riflessioni in questo senso. È un piano che è stato pensato, appunto, come giustamente dice Sandro,
quando non c'era il fenomeno turismo così massiccio e quindi non c'era il problema che oggi ci sta effettivamente, che è un problema da disciplinare, di come garantire che questa città, che è l'unica città italiana che ha una commistione di classi sociali nel centro storico, e questa è stata, diciamo, la grande meraviglia di Napoli rispetto a tutte le altre città di questo paese. Oggi sta scoprendo questa realtà. Ma però non si può dire. Sta scoprendo di processi. Appunto, ma che sto dicendo? Oggi però non possiamo dire no, non deve venire il turismo, no. Il turismo viene lo stesso. Allora bisogna capire come governare questo fenomeno, con l'idea, che è sempre stata un'idea vincente in questa città, di non spopolare il centro storico dei centri sociali. Questo è, diciamo, la politica della sinistra in questa città, è stata una grande politica in questo senso, è stata sempre in questo senso, e devo dire è l'unica città che oggi vale, perciò la gente viene e si meraviglia, perché appunto c'è una città viva nel centro storico. Se andiamo a Milano, nel centro storico non ci stanno neanche più i borghesi, non dico che sono state espulse le classi povere, le classi meno abbienti, ma neanche la borghesia sta nel centro storico di Milano, perché oramai stanno solo le grandi imprese, le grandi cose. E quindi è un centro storico morto, ovviamente, perché non c'è la vita, non c'è nulla. Allora, questo è oggi, dovrebbe fare questa amministrazione, una discussione vera, su atti, su come modificare, aggiornare è un termine secondo me sbagliato, aggiornare il piano regolatore, anche perché, almeno da quello che leggo dai giornali, il sindaco continua a dire che diciamo, non ha nessuna intenzione di modificare le linee programmatiche del piano regolatore, vorrebbero solo fare appunto le modifiche normative, da quello che si capisce, però appunto vediamo quali, discutiamo su quali, alcune saranno buone, altre non saranno buone, però non diciamo no in via prioritaria, con alcuni eccessi di ambientalismo che purtroppo ci sono in troppi settori di questo paese. L'ambientalismo è stata una grande battaglia degli anni 60-70, condotta da generazioni che appunto hanno salvato questo paese. Ma oggi è un'altra realtà. Oggi l'ambientalismo viene anche seguito da modesti epigoni di quei protagonisti. E quindi stiamo attenti che cosa significa salvaguardare l'ambiente e coniugare la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo di una città, altrimenti questa città sarà destinata sempre più a spopolarsi, come sta avvenendo, e sempre più a essere una città che non ha prospettive. Grazie. Rapidissima osservazione. E intanto voglio fare due ringraziamenti, devo dire. Il primo a Bassolino, che ha promosso questa discussione, questo incontro così partecipato, così ricco anche di storia, di cultura, che è concentrato in questa stanza. E spero per un percorso di lavoro. Poi credo dipende anche dalla disponibilità che verrà dalla discussione, dai presenti e da tanti altri che possono essere coinvolti, e quindi questa è la prima cosa. La seconda, consentitemi di esprimere un ringraziamento affettuoso e forse di più nei confronti di Sandro D'Albizio, perché su tutti questi temi Sandro è uno di quelli che regge botta nel confronto pubblico, che interviene, che scrive, che aiuta le associazioni ad elaborare, perché anche quei testi che noi stiamo portando avanti, puoi dire una cosa alla fine, Rigenera e Nurigi, a cui si faceva prima riferimento, sono molto anche il frutto di questi impegni e di questa passione. E io la prenderei, questi impegni e questa passione, indirettamente anche come una sollecitazione a tutti noi a sentirci coinvolti anche nel dibattito pubblico. Non so se è chiaro. Se poi vogliamo che effettivamente possa esserci un percorso che segue. Io voglio, a me sembra che noi siamo in presenza di un gravissimo deficit di cultura di governo. Al Comune, alla Regione,
non parliamo del governo nazionale, anche quando c'eravamo noi abbiamo manifestato questo deficit di cultura di governo, un clamoroso deficit di cultura di governo. E forse il primo contributo che potremmo dare, secondo me sarebbe molto interessante, Antonio, è se facessimo una riflessione in un altro momento successivo, 30 anni fa, quando è, lo ricordavo ora Riccardo, quando è stato incubato l'attuale piano regolatore, voi com'è che siete arrivati a quelle scelte? Con quale idea di Napoli? Con quale ambizione e aspirazione? Sarebbe interessante recuperare questo quadro. Eh? Esatto, certo, assolutamente. 30 anni dopo, voi che l'avete fatto quel piano regolatore, che giudizio date? Come sono andate le cose intanto rispetto a quel quadro di programmazione che voi avete definito? E nel frattempo che è successo in Italia e nel mondo? Perché è evidente, io penso che noi, è da lì che bisogna partire, cioè se no appunto state, qui è il deficit di cultura di governo che io vedo clamoroso. Poi non so vedere una discussione su quello che fa il Comune di Napoli senza metterlo in relazione a quello che fa la Regione. E mica sono due cose separate, certo, istituzionalmente autonome. E però qual è la potenza di intervento, di governo e di indirizzo della Regione? Qual è? Influisce su Napoli o no? E in che modo? Se no la faccio lunga. La legge urbanistica a cui Sandro faceva riferimento, il Comune di Napoli, l'amministrazione comunale che dice? E piace che le piacciono quelle norme che sono in discussione al Consiglio regionale o no? E se non le piacciono, perché non lo dice? E se non lo dice, allora le piacciono. E se le piacciono, allora andiamo, chiaramente. Dicevo, rispetto a 30 anni fa è cambiato il mondo, ovviamente. E oggi noi abbiamo Napoli e il Mezzogiorno che hanno perso funzioni direzionali, di servizio, produttive. I nostri ragazzi se ne vanno, i nostri figli se ne vanno, ma non la faccio lungo su questo, chiaramente. Quindi voglio dire, o questa, in questo senso sarebbe, se tu hai voglia, c'è un quadro di partecipazione. Aldo ha detto una cosa importantissima, appunto, quando ha forzato sul tema della partecipazione, del dibattito pubblico, che è la cosa fondamentale. Ma costruiamolo noi un percorso di dibattito e di confronto pubblico. Chi ce l'impedisce? Qui c'è un pezzo, ma chiamiamo tutti gli altri, di associazioni, di pensiero, di centri di ricerca. Costruiamolo, però intorno a che noi, quale idea di Napoli in questo mondo che è cambiato? Che cosa non funziona più e cosa ci deve servire oggi? Chiaramente, giusto un titolo. Cioè io questo me lo gioco. Io invece mi farei correre appresso, diciamo così. No? Poi vediamo da tutto questo in termini istituzionali se che cosa deve derivare o in termini di risposta dei partiti, lo vedranno i partiti. È evidente, no? Questo forse è uno degli aiuti più importanti che potrebbero venire a quegli stessi partiti che sono giusti in se stessi, che non reagiscono, non rispondono, ad aprire dubbi e problemi anche positivi, fecondi all'interno. Senza un'idea forza, l'inerzia porta alla vittoria della rendita e della speculazione. In un'epoca oggi in cui il suolo, la terra, è diventata, proprio per le dinamiche eccetera eccetera, la principale materia prima su cui si cerca di speculare. E mi dispiace, la linea della Regione è esattamente in questa direzione. È esattamente in questa direzione. Allora io chiedo al Comune, e l'amministrazione comunale è nella stessa direzione o no? E se non lo sai, perché non lo dici? Punto interrogativo. Quindi il tema del consumo di suolo incrocia direttamente quello dei cambiamenti climatici. Finisco. 2 milioni di metri quadri, a proposito di norme, di chi decide, l'ASI di Napoli, che ha centrato la decisione sollevando di ogni possibilità di partecipazione comune, ha deciso che a tutto quei casatielli realizzati nell'area nolana, Cissi, Interporto, dove non arriva un treno, dove sono milioni di tir con un livello di inquinamento dell'aria che è superiore a Milano,
in questo momento per l'effetto del traffico e così via, altri 2 milioni di metri quadri sono saltati, sono stati cementificati per l'ampliamento dell'area ASI, ma non ma manco per fare industria, attività produttive, per fare attività di servizio, per fare logistica, per fare lavoro povero e per fare rendita esattamente su quelle costruzioni e su quelle cose. Quindi io sarebbe divertente se voi, insomma, se ti va, se ci va, se va a voi, costruirlo un percorso in questa direzione. Peraltro questo percorso incrocerebbe, finisco, un'iniziativa secondo me in questo momento a livello di coinvolgimento proprio dei giovani, devo dire, ve lo dico per esperienza, che è questa di Rigenera sostanzialmente, cioè questa proposta di legge di iniziativa popolare a cui pure Sandra ha dato un contributo di grande rilievo, che sul tema consumo di suolo, fonti rinnovabili, agricoltura sostenibile e cibo sostenibile, ha avviato un percorso di raccolta di 10.000 firme. La proposta è lì, con Maria Luisa vi scocciamo a chiedere la firma, poi prendetela, però dopo, prima di andare via, guardatela. Ecco, quello è un percorso in atto, in cammino, di movimento. Peraltro sono contento che Antonio sia stato tra i primi a firmarla proprio quando abbiamo lanciato la proposta. Ecco, oltre 100 associazioni sono messe insieme. Il 7, 8 e 9 faremo una grande 3 giorni all'Archivio di Stato, dove torneranno tutti questi temi. Sarebbe interessante quindi avere questi due percorsi, uno di riflessione, di elaborazione, di progettualità, diciamo così, e l'altro questo incroci, questo di movimento, nel quale sono veramente, devo dire, colpito dalla disponibilità dei ragazzi e dei giovani che già fanno tante battaglie in quell'area metropolitana di cui parlavamo, che è una cosa fondamentale. Grazie. Grazie, Giordano, allora, Guglielmo. Sì, anche io cercherò di essere breve. Io condivido molto l'impostazione che ha scelto Sandro Albiaz, che recupera un deficit di confronto che ormai ci portiamo appresso da tempo. Io credo che l'ultima volta in cui in questa città si sia un po' discusso di politica urbanistica sia stato all'inizio della campagna elettorale delle ultime amministrative, quando intervenivano anche strumenti normativi che prefiguravano un cambiamento radicale del modo di approcciare anche alle politiche urbanistiche. Faccio riferimento evidentemente al PNRR e a quello che si pensava potesse avvenire nel ridisegno delle funzioni della città attraverso quello strumento. Non è avvenuto nulla. Ma non è che non è avvenuto nulla perché siamo tutti quanti brutti, sporchi e cattivi o meno intelligenti. Aldo, tu hai ripetuto una cosa che mi hai insegnato qualche decennio fa. C'era urbanistica di piano e l'urbanistica contrattata. Noi siamo esattamente a questo. Non è vero che il Comune di Napoli non ha un'idea. Il Comune di Napoli ha un'idea ed è un'idea che vuole destrutturare quello che è stato costruito negli ultimi 30 anni per ritornare a una politica urbanistica contrattata. Questo è il dato politico che abbiamo davanti. Il resto non esiste. Scusatemi se lo dico con un po' di enfasi, ma perché altrimenti sento il rischio di sentire di essere fuori luogo e fuori momento. E questo è il dato. Porta est è questo. Gli interventi che si prefigurano a Spizzi di Abbocconi, a Bagnoli o nel centro storico sono questi. E non è vero che no, c'è l'assenza del mondo imprenditoriale. No. In questa ridefinizione che la politica che governa questa città si è voluta dare, si sono riorganizzati, sono stati strumenti di riorganizzazione per la politica alle forze imprenditoriali. Chi sono gli imprenditori che hanno sostenuto Manfredi, gli imprenditori del mattone, per dirla con tutta Manfredi durante la campagna elettorale delle ultime amministrative? Sono esattamente quelli che stanno seduti al tavolo per discutere di Porta Est e degli altri operazioni. E che rifuggono, loro per primi, da un'ipotesi di discussione generale di piano, perché sconvolgerebbe i loro
interessi in un'area che vive in modo lacerante le contraddizioni sociali, economiche, di povertà diffusa, di delinquenza organizzata ramificata nel nostro territorio. Questi elementi compongono le scelte politiche di chi sta governando la città in questo momento. E per questo, e fa bene Riccardo a scandalizzarsi sottolineando, che arrivano in Consiglio Comunale, che arrivano a far approvare un documento senza né capa né coda, senza una firma, senza degli orientamenti numerici, senza delle caratterizzazioni territoriali, facendo finta che quello sostituisce o può essere la variante generale al piano regolare. La stessa discussione su Bagnoli. Guardate, con Matasì, con Matano, è accompagnato la vita di tutti quanti noi negli ultimi 30 e passa anni in modo anche abbastanza vivace. Dopodiché in queste ultime settimane si è riaperta una discussione con alcuni interventi che però fanno riflettere sulla possibilità di non mettere mano alla colmata. Penso a Ugo Leone, penso ad altri che hanno scritto sui giornali cittadini in queste settimane, perché pongono un problema, che è un problema politico ed ambientale nello stesso tempo. E cioè si pongono il problema come e quando può precipitare il momento della realizzazione dell'innovazione a Bagnoli, con tutte le piccole e grandi contraddizioni che ci sono. Non mi sfuggono, però è questo il tema su cui dobbiamo confrontarci. E allora, Antonio, io sono stato molto contento della tua scelta di volere una discussione come questa e ritengo, cogliendo al volo ciò che propone Gianfranco, quello che ha detto anche Riccardo, facciamolo diventare noi questa, utilizzando al meglio le energie di Sandro e di altri che con Sandro possono darci una mano, ad aprire una discussione che non deve essere soltanto tecnicista o di quadro generale, deve entrare nelle contraddizioni di quelli che in questo momento comandano e governano questa città, perché il nostro problema è quello. Se vogliamo fare altro dobbiamo fare un'alternativa a questi signori, perché questi non hanno già detto ciò che sono e quello che vogliono, e io non ho dubbi sotto questo aspetto. Oggi Antonio in Consiglio Comunale è intervenuta su una delle cose che venivano ricordate proprio da altri: il centro agroalimentare di Milano. Appunto. Beh, la risposta dell'assessore, sapete qual è rispetto al fatto che c'è un governance di quell'ente che sta andando a fallire e c'è il procedimento di fallimento presso il tribunale? Il procedimento era di non cambiare il direttore, già scaduto ben 3 anni fa, perché così era stato suggerito dalla Giunta dei Magistris, ed è una motivazione questa. E o è la scusante per poter arrivare un momento dopo con fatti che già sono stati precostituiti dal fare quotidiano in questa città? Questo è il dramma. Com'è possibile che lì nessuno parla delle funzioni di un centro che è stato voluto fortemente dai governi della sinistra in questa città, in questa area metropolitana, che è l'altro grande tema, non ci ritorno perché Aldo è stato più che soddisfacente per quello che io penso su questo tema. La sinergia è realizzare un Parlamento per fare gli svincoli, incontri all'ANAS. Ricordo bene perché incontri all'ANAS. Ricordo bene, ma quello è un pezzo di un segmento di una continuità economica che dovrebbe essere ricomposta e presentata all'attenzione di questa città e delle forze sane di questa città. Quando dico sane non c'è nessuna tentazione moralistica, non la prendete così, dico sane, cioè forze che intendono interagire partendo anche da presupposti differenti, ma per un obiettivo comune.
Io non ho altri iscritti a parlare per regolarci. Se non ci sono altri, dopo il chiuso. Prego. Appunto per sollecitare e poi dico qualche breve cosa. Prego. Grazie. Allora cercherò sì di utilizzare i 5 minuti europei, anche di meno se è possibile. Ma semplicemente vorrei riallacciarmi un pochino a quello che ha detto Aldo Cennano, nel senso che sì, io che abito a Barra, però frequento tutti i giorni l'area vesuviana, nei comuni vesuviani, Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, e sì, ci pare che anche da questo punto di vista, sebbene l'urbanistica non sia propriamente il mio campo, ci siano delle problematiche e delle disattenzioni, sì, non indifferenti da parte del comune, anche per via probabilmente di una mancata collaborazione tra regione e i vari comuni limitrofi con il comune di Napoli, per l'appunto, perché poi non è semplice interagire con 900 teste differenti, perché poi non, dobbiamo anche partire dal presupposto che non tutte le forze politiche hanno la stessa impostazione, lo stesso pensiero, quindi bisogna cercare, cioè c'è sempre difficoltà di dialogo. Comunque sì, per farla breve, ci sono state delle mancanze, anche perché probabilmente l'attuale sindaco è un pochino fuori luogo dal luogo in cui penetra lo stato attuale, forse è più adatto per ruoli accademici o addirittura sovracomunali, come comunque in qualche modo ha dimostrato nel suo periodo da ministro. Vorrei aggiungere un'ultima cosa prima della conclusione. Sì, Napoli è in forte perenne disagio, dal mio punto di vista non solo negli ultimi 30 anni, ma allora io non sono neoborbonico, premetto, io sono cittadino del mondo, da uomo di sinistra mi reputo una delle persone più aperte di questo mondo, tuttavia, ahimè, mi dispiace dirlo, ma sia sotto il profilo politico che antropologico che culturale, dal mio punto di vista, dal 13 febbraio 1861 Napoli non vuole riergersi e non vuole liberarsi da questo stato di apatia che permane da più di 160 anni, per l'appunto, e dal mio punto di vista ha visto un po' di luce soltanto nel decennio in cui il compagno che sta alla mia sinistra, per l'appunto, è stato sindaco di Napoli, dal mio punto di vista. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a te, prego. Poi Roberto Gianni e poi vediamo. È meglio vedere. Teresa Leone, parlo come architetto ovviamente e presidente di una piccolissima associazione che in tempi recenti ha aderito a questo movimento di associazioni ambientaliste. Diciamo che quasi 40 anni della mia vita professionale sono state dedicate al recupero, oppure alla valorizzazione, al più utilizzo e quindi alle nuove destinazioni di uso consone per i vari edifici. Allora, prima cosa, il Comune di Napoli perché è uscito ora con questa proposta, eccetera, magari certo bolliva in pentola da tanto tempo, ma sostanzialmente perché ha saputo qualche cosa di questa legge, di queste modifiche della legge urbanistica che si vogliono fare. Queste modifiche alla legge urbanistica, tra l'altro, prevedono una specie di premialità volumetrica più o meno dovunque. Questa premialità volumetrica quindi si può dare anche nei centri storici. E quindi pensate un po', diciamo, teniamo presente che noi oltretutto viviamo in un'area geografica dove si dice sì a una piccola cosa e la cosa diventa il triplo. Pensate a una premialità volumetrica data nei centri storici. Allora, poiché in tempi recenti ho fatto un'esperienza, ho vinto un bando per cui ho lavorato come supporto alla Soprintendenza Metropolitana e mi sono convinta che una serie di richieste che sono state fatte si potrebbero codificare, per cui si potrebbero fare, diciamo, delle tipologie di possibilità di
come dire, interventi vari. E una parte di queste tipologie si potrebbe accogliere, una parte ovviamente no, poi dipende dalle situazioni, ma noi sappiamo che in un centro storico vicino a un palazzetto per esempio medievale, che non ci dobbiamo porre per la norma soltanto di fronte a Napoli, che ovviamente è il momento più importante, ma a tutti i nostri piccoli borghi eccetera, che poi durante il COR sono riusciti pure a fare tante belle cose. Quindi vicino a un palazzetto medievale ci potrebbe essere un palazzo costruito dopo il dopoguerra. Allora magari al palazzo costruito dopo il dopoguerra si può dare anche una piccola premialità volumetrica secondo la situazione. A un altro medievale invece no, ma non per, solo per un fatto di eco, ma è proprio per la situazione generale del manufatto. Allora, queste cose come si possono decidere? Non si possono decidere facendo una norma generica. Queste sono cose che si devono decidere puntualmente. Vi ricordate la legge 457 del 78? Stabiliva una serie di interventi abbastanza bene. Questa serie di interventi è stata recepita in parte dal decreto 380. Però è chiaro che sarebbe pesantissimo rimettere come obbligatorio il piano di recupero sempre, però si potrebbero mettere, diciamo, si potrebbero studiare delle normative secondo la tipologia diversa dei centri storici. Comunque non si può intervenire globalmente, generalmente, purtroppo queste cose hanno bisogno di tempi, di studio, e quindi bisogna anche cercare di premere per arrivare a una cosa del genere, magari non il piano di recupero, allora la normativa dettagliata fatta su tipologie diverse a seconda del centro storico. Grazie, dottor Gianni. Allora, vorrei fare una premessa e tre brevissime considerazioni su alcuni punti che mi sembrano importanti. Anzi, le premesse sono due. La prima premessa è che io personalmente ho letto questo documento che è stato, su cui ha lavorato la commissione consiliare, di cui ci ha parlato anche Sandro. Ci sono molte cose che non vanno, ma diciamo, penso che Riccardo Arone avesse visto giusto, cioè ho l'impressione che loro non abbiano molta intenzione di mettere in discussione l'impianto dell'attuale mio regolatore e vogliono procedere ad una serie di varianti, a un lavoro per pezzi. Allora io, visto che è cominciata con questa sera, spero, una serie di incontri su questo argomento sotto legge da dottore Bassolino, penso che faremmo bene a organizzarci in modo tale da, nei limiti del possibile, dargli una mano e mettere in risalto le cose che non vanno, ma con un atteggiamento, se possibile, diciamo, fattivo. Detto questo, tre punti. Innanzitutto la questione dell'area metropolitana, che è stata sollevata, io non ho sentito tutto l'intervento di Sandro, non avevo capito che cominciava, quando è cominciato, pensavo cominciasse dopo l'incontro. Ma questo argomento è stato sollevato con molta energia, diciamo, da Aldo Cenno. E io penso che ha ragione Aldo, cioè è impossibile oggi pensare ad una pianificazione di Napoli senza uno sguardo metropolitano ed una, diciamo, ed una pianificazione o comunque un'intenzione di lavoro che riguardi tutta l'area metropolitana. Quando è cominciato il lavoro al piano regolatore, l'attuale piano regolatore, non c'era, ma questo pure l'ha ricordato Aldo, la condizione che oggi c'è, cioè che il sindaco di Napoli fosse anche il sindaco dell'area metropolitana. Questa condizione mancava. Oggi c'è e quindi sarebbe opportuno tenerne conto, utilizzare questa condizione favorevole.
Riccardo stesso ha parlato molto, ha fatto accenno a come si sta operando a Milano, e effettivamente Milano ha al centro un'attività che nel bene e nel male, diciamo, è un'attività che colpisce per l'efficacia. Però pochi hanno detto, hanno rilevato che quello che sta accadendo al centro di Milano è frutto di quello che negli anni 60 si è fatto nell'area metropolitana col piano del comunale milanese. Chi gira per la periferia di Milano capisce bene che cosa è successo, quindi questa cosa è fondamentale. Però lasciamo perdere, diciamo, le grandi pianificazioni a questo punto. Io credo che il nostro piano, quello approvato nel 2004, aveva tre punti sulla questione metropolitana, che erano ovviamente delle indicazioni di carattere generale, che non c'era la possibilità di coprirle con pianificazione. Uno è quello della mobilità, della pianificazione della mobilità. L'altro è quello della pianificazione delle grandi aree verdi, e poi c'è il problema dell'edilizia residenziale. Allora, ma per quale ragione non cominciarci a lavorare su questi punti? Prendiamo quello della mobilità. C'è diciamo, una rete di mobilità che si sta tra l'altro perfezionando, e poi abbiamo detto che c'è il tema dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia residenziale, compresa quella pubblica, che manca. A me ha colpito quando si è parlato del problema del rischio vulcanico dei Campi Flegrei, che Adriano Giannola, intervenendo su questo tema, ha detto: ma perché invece di parlare genericamente di nuove edilizie, diciamo, per accogliere quelli che eventualmente dovessero andare via dall'area Flegrea, non cominciamo a ragionare, per esempio, di collocare questa edilizia sulla nuova linea? Della nuova linea Bari-Napoli, diciamo, che è in corso di realizzazione. Ma di queste linee ne abbiamo molte ormai, che andrebbero utilizzate, appunto, perché c'è un problema di edilizia residenziale. Ma questa edilizia residenziale, anche senza fare dei piani, ci sarebbe una condizione logica che rispecchia l'attuale piano regolatore, che aveva questo sguardo metropolitano. Io non parlo della pianificazione ambientale, però il Parco delle Colline, che è un parco regionale previsto dal nostro piano regolatore, poi approvato come parco regionale dalla regione, inizialmente era previsto con un'estensione che andasse oltre il comune di Napoli. Tutto questo non si è fatto, ma era previsto, la regione in qualche modo l'ha preso in considerazione quando ha approvato la legge, ma ci sarebbero le condizioni per farlo, e questo consentirebbe un raccordo, sia questo che quello della zona orientale, di cui poi se ci sarà tempo dirò qualcosa dopo. E tutto questo si potrebbe fare, perché deriva da una pianificazione vigente, e diciamo, forse poi ci sarà il momento di fare un nuovo piano a questa scala, ma intanto delle cose concrete si possono fare da subito. Secondo punto, qualcuno ha detto dovremmo anche discutere sul perché il nostro piano regolatore non ha avuto l'attuazione di tutti quanti ci auguravamo. È vero, forse se continuiamo questi incontri qualche riflessione su questo bisogna farlo. Io mi ricordo quello che mi disse volta Antonio Bassolino facendo due chiacchiere quando io tornai dalla Repubblica. E se non mi sbaglio mi correggerà, lui disse: noi avevamo pensato un piano pensando di rivolgerci ad una città europea, in realtà tutto questo non era vero, perché avevamo un sistema cittadino che non era forse pronto a recepire alcune indicazioni. Questo è un problema, perché qualunque cosa dovessimo attrezzarci a fare non può prescindere da una riflessione su quali sono gli interlocutori, perché non c'è dubbio che noi abbiamo il piano regolatore 72 è un fronte approvato di piani particolari già, e noi abbiamo praticamente una ventina di piani urbanistici attuativi, però gli imprenditori che li hanno approvati poi non hanno
mai dato seguito, diciamo, all'attuazione. Certo, ci sono state altre condizioni, io credo che riguardano il tessuto cittadino e non solo gli imprenditori. Su questo io non c'è tempo naturalmente per fare una riflessione, ma credo che una riflessione andrebbe fatta. Infine, allora, io penso che quello che anche questo documento fatto dal Comune allude in termini di rinnovamento sostanziale della città non possa non misurarsi con una valutazione delle capacità reali della città di farsene carico. Io faccio solo due esempi. Quello di Bagnoli e della Colmata di cui si è parlato e quello della zona di Italia di cui c'era tanto cenno, a cui è fatto cenno alto. Allora, la rimozione della colmata per realizzare una spiaggia rispondeva a diverse esigenze. La prima era quella di avere la spiaggia napoletana. A Napoli non c'è una spiaggia. La spiaggia di via, che fu sostituita da via Caracciolo, poi a un certo punto, nelle prime amministrazioni di Bassolino, ci fu una riflessione sulla possibilità di ricostituirla, ma tutto questo è complicato, non si può fare. Nella zona orientale le condizioni stanno peggio che a Bagnoli. A Bagnoli le condizioni c'erano. Il piano di Bagnoli, con un piano finanziario che fu fatto dal CREP e poi fu rifatto da Rothschild, se non mi sbaglio, prevedeva un bilancio economico in pareggio, cioè quello che si realizzava e che si poteva ricavare dalla vendita dei suoli poteva compensare le spese. Tutto questo però richiedeva una serie di valorizzazioni dell'area, una di queste era la spiaggia. Allora, io ho l'impressione che tutte le riflessioni che si fanno e che oggi sono incentrate sul costo della rimozione della colmata, secondo me, sono anche figlie di una prassi che a Napoli si è instaurata a un certo punto, per cui i napoletani non si devono far carico dei loro rifiuti. Qualcuno ha scritto, e io condivido quello che ha detto, che la colmata potrebbe benissimo trovare posto nella stessa riconfigurazione dell'area di Bagnoli, spendendo enormemente di meno di quello che si dice ci vorrebbe spostandola a Piombino non so dove. Ma questa considerazione, è importante partire dall'idea originaria e capire se oggi parlare del mantenimento della colmata sta in un'altra idea altrettanto sistematica. Io quest'altra idea altrettanto sistematica non la vedo. Cioè, che significa tenere la colmata? Come cambia tutto il resto se la colmata non dà luogo alla spiaggia come era organicamente prevista dal vecchio piano? Zona orientale. Allora, la zona orientale tutto passa, io credo, per la rimozione dei petroli. La rimozione dei petroli era un lavoro su cui ci siamo soffermati a lungo ai tempi appunto delle amministrazioni di Bassolino e poi di Arbolino. Ci sono, questo Tino Sant'Angelo lo saprebbe dire meglio di me, sono protocolli d'intesa, disposizioni eccetera, sia per quanto riguarda le bonifiche, sia per quanto riguarda lo spostamento di tutti gli impianti residui in un'area di confinamento. Su questo a me risulta che non si è fatto niente, cioè che ci sono disposizioni previste e queste disposizioni. Allora il problema di questa città è anche quello di fare i conti con le capacità che ha di operare, perché quando si dice rifacciamo il piano regolatore del 2004 perché non ci ha consentito di lavorare, ma siamo sicuri che non si è operato per le normative
eccessivamente vincolanti del piano regolatore o perché non c'è stata la capacità di operare e di realizzare quello che il piano regolatore prevedeva. Questa è una discussione che non solo va fatta tra di noi, ma che ci deve servire per mettere in guardia, perché io penso che se questa amministrazione si è proposta di fare delle cose positive potrebbe essere aiutata con suggerimenti, con, non so, però diciamo, noi che abbiamo vissuto questa fase forse abbiamo il dovere di impadronirci di questi problemi e farli presente per evitare che si rifaccia tutto da capo e poi che i problemi che hanno bloccato queste attività rimangano come stavano e con i danni che hanno fatto. Passare anche da una gestione burocratica a un'organizzazione di progetti, cioè, bisogna realizzare, bisogna pensare insomma, le cose che venire a quello caso, non c'è niente. Va bene, scusate, allora io lo faccio naturalmente in modo molto essenziale. Vorrei soprattutto ringraziare chi ha accolto il nostro invito, le persone che sono intervenute adesso, chi ci sta seguendo, e voglio subito dire che naturalmente l'accolgo, questa poi era anche la intenzione di questo incontro, è un primo incontro e vogliamo creare un percorso con l'augurio che un percorso democratico e largo venga via via fatto anche dall'amministrazione comunale, e in ogni caso noi vogliamo portare avanti un percorso democratico facendo in modo che ci siano più sedi di incontro e di elaborazione. E ringrazio poi in modo particolare, perché sono evidenti l'importanza e la delicatezza della questione. Io lo dico in questo modo: se uno a me mi chiede, beh, poi al comune ci sono stato come sindaco, ma per te il comune che cos'è? Io rispondo: per me il comune è in primo luogo urbanistica. Punto. Perché l'urbanistica che cos'è? È il controllo dei suoli. Sembra che ci siamo dimenticati di questo. È il controllo pubblico dei suoli, è delineazione di un disegno per la città, è consentire che pubblico e privati possano intervenire per portare avanti le idee fondamentali della città. È per questo che l'urbanistica fu, subito dopo le prime elezioni dirette del sindaco nel 1993, il più importante impegno che da subito cerchiamo di portare avanti, assieme a tanti altri, ma il più importante impegno. E perché facemmo questa scelta? Perché in politica il vuoto non esiste. E poiché in politica il vuoto non esiste, allora e oggi bastava e basta alzare lo sguardo verso l'alto, verso il cielo, per vedere le nostre colline, per rendersi conto che il vuoto non esiste e che in mancanza di una urbanistica vera e seria, l'urbanistica era stata fatta da privati, e quello era l'esito, tanto che ricordo bene che io mi permettevo di insistere molto su questo, che venivamo da una vicenda durante la quale c'era stata una economia tutta pubblica e una urbanistica tutta privatizzata, che era il contrario di quello che doveva esserci, e cioè un'economia diversa, che deve essere sempre mista, pubblica e privata, sempre mista, che altrimenti si stava in un paese dell'est, e una urbanistica essa sì pubblica,
è il principale compito del comune, della giunta e del consiglio comunale. Io ogni tanto sorrido quando penso alle nottate che abbiamo fatto in consiglio comunale sulle questioni urbanistiche, nottate sulle varianti, poi sul piano regolatore e generale, le nottate, l'ostruzionismo che abbiamo contrastato e combattuto stando in quella sede, ma portando nella sede consiliare tutto quello che era indispensabile e collegando il comune ad una mobilitazione delle principali forze della città, partiti, sindacati, associazioni, cittadini. E io penso che questa esperienza sia importante e significativa anche per come dobbiamo muoverci. Il piano regolatore generale poi è stato approvato nel 2001, nel 2004 è diventato formalmente anche legge e ora si tratta di vedere, questo è ancora un punto a mio avviso non sciolto in modo chiaro dall'attuale amministrazione, si vuole aggiornare il piano regolatore generale che fu approvato nel 2001 ed è legge dal 2004 o fare un nuovo piano regolatore generale? Sono due cose molto diverse e questa ambiguità che permane tuttora a mio avviso deve essere sciolta. Io penso infatti che già in questi primi due anni e quasi mezzo di attività della nuova amministrazione, la prima attività che si sarebbe dovuta portare avanti dovrebbe essere quello di attuare tante cose del vigente piano di regolatore generale che possono essere attuate a norme attuali, come è stato ricordato in tutti gli interventi che abbiamo fatto, compresi i tanti piani attuativi approvati e mai realizzati e sui quali uno per uno fare una riflessione specifica per sciogliere i nodi e cercare di andare avanti e poi al tempo stesso aggiornare anche fortemente il piano regolatore attuale. Io infatti considero naturalmente del tutto legittimo un aggiornamento impegnativo, perché sono passati 30 anni da quando cominciamo a pensare l'urbanistica, da subito dopo il dicembre 1993, e sono passati 20 anni da quando il piano regolatore è legge, quindi è del tutto legittimo questo. Ma aggiornarlo come, in che senso? Oltre a realizzare tutto quello che può essere realizzato a norme attuali. Per esempio, il primo aggiornamento riguarda un qualcosa che allora non potemmo fare, ma io ricordo bene che ne discutemmo e come, e cioè la visione metropolitana dell'urbanistica e di un piano regolatore della città. E non potemmo fare allora, perfino dal punto di vista istituzionale, perché c'era la provincia con le sue funzioni e poteri e il piano regolatore della città non poteva andare oltre i confini della città. Malgrado questo cercavamo concettualmente di ragionare di area metropolitana, ma un conto era quel limite e un conto il fatto che c'è la città metropolitana con il sindaco di Napoli che è anche sindaco della città metropolitana. Il primo grande aggiornamento del piano regolatore è questa visione, e ecco la contraddizione, proprio questa visione che sarebbe il principale aggiornamento è quello di cui si fa scarsamente accenno nel documento strategico che è presentato dall'amministrazione. Lo dico perché noi dobbiamo tendere ad una discussione che sia vera, costruttiva, ma che spinga però a fare quello che è
indispensabile fare, in primo luogo con una, perché che significa una visione metropolitana? La visione metropolitana, io sono molto d'accordo con tutte con le considerazioni fatte negli interventi, beh, è quella che consente di cambiare proprio, lo dico in questo modo, la collocazione di grandi quartieri napoletani e delle periferie classiche della città. Perché è dentro la città metropolitana e dentro la visione metropolitana che ciò che è periferia diventa invece collegamento tra centro storico e l'enorme area metropolitana, e vi permetto di sottolineare sempre, è di una singolare città metropolitana, senza confronto in Italia in un paese come il nostro, perché è fatta da 3 milioni di abitanti e senza soluzioni di continuità. E perfino è paradossale, in alcune aree della città, a distanza di 100-150 metri, ci sono 3 comuni diversi. Come succede per esempio a est nella zona orientale, ma come succede anche nelle altre zone a nord e in occidente, per dire la congestione e la singolarità. Però questo è un problema serio. Ma è anche vero, dentro questa enorme città e area metropolitana, che assieme a questi confini inesistenti e a problemi seri, ci sono però tante città medie che potrebbero essere risorse fondamentali, fondamentali anche per la città di Napoli. Io ricordo soltanto a me stesso che buona parte della congestione che grava sulla città, perfino dal punto di vista delle movite e dell'enorme flusso di ragazzi e di giovani che vengono a Napoli, è dovuta a difficoltà in queste città medie ad avere dentro di loro punti di aggregazione per le generazioni nuove. E badiamo, assieme alla singolarità di 3 milioni di abitanti senza soluzione di continuità, c'è anche la singolarità di città medie di 70, 80, 100 mila abitanti, cioè ognuna delle quali a volte è il doppio della media delle città capoluogo italiane. Per dire la caratteristica nostra, e che significa, e che significa ragionare di urbanistica, no? Perché quando hai città da Giuliano a Torre del Greco, a Torre Annunziata, a Forte Circolare, la Castella, ma ognuno di queste è il doppio della media dei capoluoghi di provincia italiana. E per dire quanto è importante allora avere questa visione metropolitana, se giusta, e dentro di essa anche la riflessione sul centro storico acquista di più il suo significato. Ora, io non penso che lo abbiamo già superato, però lo dico con schiettezza, io penso che nel centro storico noi al punto limite siamo già arrivati, però non è superato, ma siamo già arrivati, e dobbiamo impedire che vada avanti un processo che lo trasformi in una friggitoria a cielo aperto. In questo modo, e per questo è importante la riflessione sulla città metropolitana, sulle periferie attuali, sul destino del centro direzionale di tante, di Agnano, di tante tante aree che potrebbero avere uno sviluppo importante e nuovo rispetto ad un centro storico che è al punto limite, perché non siamo ancora arrivati a Venezia, a Firenze, a Roma, ma siamo al punto limite. E ricordo a me stesso che già il terremoto del 1980 provocò una prima fuga dal centro storico di ceti sociali
che invece assieme agli altri erano una caratteristica identitaria del centro storico. Attenzione al fatto che dopo la prima ondata del terremoto non continui troppo, se noi riusciamo ad arrestarla, l'ondata è dovuta a quella che succede, e cioè ad una proliferazione eccessiva e oltre il limite di attività che rischiano di sfigurare l'identità del centro storico e di farci perdere quella complessità di classi sociali, lo dico con un linguaggio classico, e di figure sociali come quelle che abbiamo avuto per secoli interi, che era fortissima fino al terremoto, e cui tu nello stesso palazzo del centro storico avevi del basso le forze più deboli, e poi primo, secondo piano, terzo, quarto piano tu avevi la aristocrazia, la borghesia, gli insegnanti, avevi in un palazzo in sintesi la configurazione sociale della città intera. Il centro storico napoletano ha avuto e ancora in parte ha, ma siamo al punto limite, questa caratteristica fondamentale. Perderla snatura Napoli, la sua anima e la sua identità. E questo per me, assieme alla città e alla visione metropolitana, deve essere una delle attenzioni principali della riflessione che facciamo sul vigente piano regolatore, sul suo forte sul suo forte aggiornamento e rinnovamento. Infine, noi dobbiamo stare attenti anche a temi delicati in una realtà come quella nostra. Bisogna rinnovare, ma per esempio sul tema del consumo di suolo noi dobbiamo stare molto attenti, molto molto attenti, perché questo limite lo abbiamo già superato molto tempo fa, dell'eccesso di consumo di suolo. Non è come per il centro storico siamo al limite, attenzione. L'eccesso del consumo di suolo lo abbiamo già avuto, drammaticamente, e dobbiamo stare attenti perché alle parole e agli impegni corrispondano i fatti. Per esempio, lo dico in modo interrogativo, Porta Est non comporta niente in termini di consumo di suolo? E oltre a Porta Est, in termini di consumo di suolo, dobbiamo anche verso il centro direzionale e altre parti della città, invece che riqualificare, rinnovare, avere attenzione al verde, a grandi servizi pubblici. E su questi temi che la discussione sul piano regolatore deve andare avanti. E infine, e davvero concludo, ci vuole un filo, un collegamento tra riflessione sul piano regolatore e obiettivi urbanistici strategici e l'assetto della città e la concretezza della vita quotidiana, perché la riflessione sull'assetto strategico deve essere coerente con una manutenzione ordinaria e straordinaria della città del tutto superiore a quello che attualmente non c'è, perché altrimenti mentre parliamo del futuro intere parti della città si trovano sotto i piedi. E l'urbanistica allora che cos'è? Ciò torna appunto il comune, che cos'è? È in primo luogo l'urbanistica, infine l'importanza della partecipazione alla discussione sull'urbanistica della città, della regione. Vorrei rivolgere anch'io un invito, mi sembra un'ottima iniziativa a firmare per Rigenera, perché è una ottima iniziativa per una legge di iniziativa popolare
sui cambiamenti del clima, sull'ambiente, sul consumo di suolo, e dobbiamo cercare di portare avanti assieme l'una e l'altra dimensione. Dobbiamo farlo anche con prossime iniziative. Questa sera iniziamo un percorso, spingeremo perché dentro il comune in primo luogo vi sia un percorso democratico, offriremo questa sede e a volte anche con iniziative molto molto ampie via via, perché sappiamo che questo davvero è fondamentale. Mi piacerebbe poi anche che chi è abituato a scrivere, da Sandra, Gianfranco Nappi, Aldo, altri che stanno qui, a chi ha accesso sulla stampa cittadina, che potesse rendere conto anche di questa discussione che abbiamo avuto, perché aiuta le istituzioni stesse a rendersi conto e invoglia di più anche noi a darci un più le tappe di questo cammino. Grazie. Santa cittadina del Nettende, visto come si stanno confrontando.